una splendida cornice di pubblico con quasi 400 spettatori per il derby del cuore tra la Paffoni e la Vinavici Pier Domodossola. Una partita a sfondo benefico che ha consentito di raccogliere ben 1.500 euro che saranno devoluti per la realizzazione di un progetto per la città di Omegna ed a favore della GSH Sempione 82 dell'indimenticato Angelo Petrulli. Dal mondo del basket dunque un'altra lezione e complimenti alle due società che si sono accordate per sposare due cause benefiche senza il minimo tentennamento. C'è poi stata la partita a tratti anche cattiva, piacevole, giocata a ritmi alti e senza esclusioni di colpi da una parte e dall'altra. Punteggio azzerato ad ogni quarto e totale che, come era logico vista la differenza di categoria tra le due squadre, ha premiato largamente la Paffoni che si è imposta 98-59. Come già avvenuto nel primo test di martedì con la Mami, la squadra di Ghisinardi ha messo in mostra una invidiabile intesa nella metà campo offensiva, dove le soluzioni abbondano. Mancava ancora Simoncelli, che prosegue la sua preparazione ad hoc sotto lo sguardo attento del nuovo preparatore atletico Walter Allotta. Ma rispetto al passato c'è una sensazione chiara e netta. La Paffoni ha finalmente un lungo dominante, ma che sa giocare per la squadra. Marcello Dip, che ha chiuso anche la seconda uscita con un ventello in 20 di impiego senza errori al tiro, 19 su 19 nelle due partite con Oleggio e Domo, è un giocatore di una intelligenza cestistica superiore, un lusso per la Serie B. Non è un caso chiaramente che abbia vinto dominando nel suo ruolo gli ultimi due campionati a Roma e Montegranaro. Blocca, prende rimbalzi, rolla, taglia fuori, dispensa assist ed è un leader in campo e dalla panchina. Mai acquisto fu più azzeccato. Di fa parte, sabato si sono fatti apprezzare particolarmente Benelusi, Torgan e Milani, per tutti e tre percentuali al tiro ottime con 12 bombe mandate a referto dal terzetto nuovo di Zecco. Ancora incoraggiante la prova di Pizzo lungo che potrà essere utilissimo alla causa perché ha punti nelle mani e soprattutto la faccia giusta, mentre i vari Villa, Arrigoni e Fratto sono una sicurezza. Omegna dunque ancora sugli scuri, ma anche Fabri, coach di Domo, può ricavare indicazioni più che confortanti da questa sfida. Tomei è un play che in Serie C ci azzecca poco o nulla, nel senso che giocherebbe titolare in tre quarti delle squadre di Serie B. Serrone, uscito per un lieve infortunio alla caviglia, rappresenta un formidabile terminale offensivo. Zanelli sarà un fattore sotto le plance, così come Kule Karlovic con il suo grande eclettismo. Rimandati Avanzini ad Antonietti che devono ancora trovare la miglior condizione.